Partite e partiti, come sempre, affrontiamo le due voci separatamente e poi vediamo se si congiungono nel finale di questo discorso. Le partite intanto, questo campionato è chiaramente una lunga partita fra Juventus e Milan con sorpassi alternati, adesso è in testa il Milan ma la Juventus deve recuperare una partita, la Juventus tiene molto di più come squadra, il Milan è condizionato, almeno lo è stato fino adesso, dall'umore, dallo status di forma fisica e psichica dei suoi giocatori, è stato Ibra dipendente ma adesso senza Ibrahimovic ieri a Cesena è riuscito a azzeccare la prima partita serena, giocosa di questi ultimi tempi, a dimostrazione che in realtà il Milan continua a avere il miglior parco giocatori in circolazione in Italia e se per esempio la Champions, come è successo con l'Arsenal, con una vittoria a poker di gol con l'Arsenal, lo mette di buon umore, il Milan è in grado di fare qualunque cosa. Il problema è che forse questo qualunque cosa si scontrerà sabato in un Milan-Juventus di grande importanza contro la resistenza Juventus. Un risultato possibile sarebbe un pari. Il pari manterrebbe le cose come stanno adesso. Staremo a vedere, naturalmente in questo equilibrio gioca un ruolo non trascurabile il fuoricampo, appunto gli umori, le sensazioni, le paure, le mani messe avanti, per esempio Conte che si era lamentato della partita precedente a Parma quando non aveva avuto uno o più rigori e sabato si è ritrovato ad avere contro il Catania un gol di Chiellini comunque teoricamente annullabile per il fallo di Chiellini. E allora Allegri, allenatore del Milan, ha potuto dire beh, noi invece non abbiamo avuto nessun favore e speriamo che non succeda alla Juventus contro di noi. Insomma, come sempre in questo campionato si mischiano le cose e la Champions gioca un ruolo, come dicevo, molto importante perché condiziona lo stato di forma e l'atteggiamento delle squadre. Prendete il Napoli, è stato giù di corda per un sacco di tempo, adesso rivitalizzato, galvanizzato dall'idea di giocare come farà domani a Napoli contro il Chelsea per andare nei quarti di finale, beh, è come praticamente ha già ottenuto di fare il Milan con l'Arsenal. Beh, il Napoli, visto a Firenze, era un'ottima squadra, perché la Fiorentina è quello che è, però comunque non ha avuto davvero problemi e vediamo se contro il Chelsea ripeterà le partite a cui ci aveva abituato su scala europea. L'Inter deve giocare a Marsiglia, fa ridere in campionato, però teoricamente ha solo questa chance per cercare di salvare almeno in parte la stagione, quindi la Champions ha un'importanza basilare per le squadre che la fanno e anche per le squadre che non facendola devono affrontare le squadre che invece la disputano. Questo è il discorso di fondo con diciamo così un collegamento forte a squadre che si sono riportate in lizza per l'Europa. Per esempio c'è molta più distanza fra Juventus e Milan, o meglio Milan e Juventus in cima alla classifica, e poi Udinese, Lazio, Roma, Napoli, Inter, cioè quelle che seguono, c'è molta più distanza, quindi queste squadre sono molto più vicine fra di loro per cercare di arrivare terze, che vuol dire la Champions e vuol dire tanti soldi, quindi prevedo una lotta al coltello, magari una sorta di Ciapanò, quel 3-7 a non prendere, per cui chi perde meno o chi pareggia meno e vince di più si porta a casa una qualificazione come terzo in campionato. Rimangono i partiti. Dunque, mentre parliamo, il procuratore federale della Federcalcio, Stefano Palazzi, noto per tutti gli scandali, per aver affrontato tutti gli scandali di questi anni, sta cominciando a interrogare i coinvolti nel caso Scommettopoli, cioè il calcio scommesse di cui leggete o abbiamo letto in questi mesi e in queste settimane per una sua recrudescenza. Indagano tre procure, Stefano Palazzi si è procurato i dati e adesso interroga le persone. C'è l'idea che insomma la cosa sia grave e lo scandalo, se fatto emergere, potrebbe costare penalizzazioni addirittura per questo stesso campionato, metterebbe in discussione il campionato scorso e forse persino parte di questo campionato, quindi il calcio italiano sarebbe sottosopra. Domanda: i partiti si possono permettere un'Italia messa sottosopra nella sua arma di distrazione di massa più efficiente? Si possono permettere un calcio incredibile e che non funziona?
E addirittura potrebbero, visti gli scandali che tutti i giorni capitano ai partiti, potrebbero scegliere di essere ben contenti di far scoppiare lo scandalo per far pensare al calcio scandaloso e non ai loro scandali? Cioè, gli conviene di più che il calcio rimanga credibile, per cui tutto sommato c'è una sorta di pace sociale che il calcio mantiene, oppure gli conviene di più che invece scoppi un grande scandalo che prenda il posto sui giornali e sui media dei loro scandali? Ma lo vedremo nelle prossime settimane, quindi sarà sempre e comunque partite e partiti.